E almeno idealmente quest'oggi vogliamo andare a Viterbo, dove domani è per i viterbesi, ma anche per i tanti turisti che affolleranno la città appunto di Viterbo, una giornata importante, la festa di Santa Rosa e il trasporto della tradizionale macchina. Noi siamo collegati via Skype con il vescovo di Viterbo, Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza. Buongiorno Eccellenza, benvenuta. Buongiorno a voi e anche a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, domani 3 settembre è un giorno speciale per la città di Viterbo che rende omaggio alla Santa Bambina. Ci racconti chi era Rosa? Ma sicuramente è una giovanissima ragazza, è morta appena a 18 anni. Voglio ricordare che è una laica e una terziaria francescana col grandissimo desiderio di diventare claustrale, cosa che non gli è mai riuscita perché proveniente da famiglia molto semplice, molto povera. E in quel periodo storico si sa che c'era bisogno di una dote per poter accedere alla vita claustrale. Però questa giovane ragazza, segnata anche da una difficile condizione fisica, perché aveva uno sterno praticamente inesistente, quindi una grandissima fragilità che la destinava a sofferenze e anche a difficoltà, a una vitalità straordinaria. Prende posizione all'interno di vicende storiche di grandissimo rilievo e soprattutto ottiene, proprio per le contrapposizioni presenti in quel momento nella città di Viterbo, prende posizione anche di fronte all'imperatore ed è addirittura esiliata per questo e provoca quella via della pace attraverso un'azione molto insistente, chiara, determinata, testimone di quel Vangelo che sentiva vivo nel cuore attraverso la linea francescana. E proprio possiamo dire anche qui, vivendo sine glossa, senza nessuna interferenza, la fedeltà a Cristo, si impegna per la città e soprattutto si impegna per i poveri, gli emarginati. Come dicevo, subisce l'esilio, va in vari luoghi attorno a Viterbo, Vitorchiano, Soriano al Cimino, poi ritorna a Viterbo e proprio la sua presenza a Viterbo diventa talmente significativa che i viterbesi vedono in lei il principio unificante della propria identità di popolo, tant'è che dire Santa Rosa significa dire Viterbo. Eh La certo. santa ragazzina, la dolce rosa che tutti chiamano Rosina, è veramente un riferimento per la coesione sociale e soprattutto per l'amore ai piccoli, ai fragili, ai poveri. Sono tanti i miracoli che già in vita caratterizzano la sua figura. E poi ovviamente in modo ininterrotto la sua fama di santità è cresciuta nel tempo. Possiamo dire che questa presenza diventa una presenza intergenerazionale. Sto sperimentando in questi giorni di festa come dai più piccoli ai più grandi c'è questo amore evidente per Rosina, una santa giovane, una santa laica, una santa che coglie l'attualità di ogni tempo perché la fragilità, il dolore, la sofferenza, le frammentazioni, i contrasti, le contrapposizioni purtroppo sono segni evidenti in ogni epoca, per cui invocare la protezione di Santa Rosa e la sua intercessione presso il Signore è veramente chiedere innanzitutto l'equilibrio del cuore per vivere vicende molto contrastanti, ma soprattutto per come trasformare la fragilità in una grande, grande potenza. In lei è evidente l'espressione di Paolo: proprio quando sono più debole, allora che sono più forte, perché in me agisce la forza di Cristo. Monsignor Piazza, quindi come diceva, si tratta di un culto trasversale, grandi, piccini, giovani, anziani. Ecco, in che modo poi il culto di Santa Rosa in qualche modo si è trasformato, si è unito anche alla macchina, al trasporto della macchina di Santa Rosa?
Ecco, questo mi permette di fare una bella precisazione. Tutti si soffermano sulla macchina di Santa Rosa, che sarebbe poi la memoria storica della traslazione del suo corpo dalla chiesa dove era sepolta Santa Maria in Poggio per essere portata poi nella basilica, nella chiesa di Santa Rosa, dove attualmente giace il suo corpo. Ma è fondamentale ricordare che proprio oggi, il 2 c'è la processione del cuore di Santa Rosa che parte dalla cattedrale e giunge poi al santuario preceduto dal corteo storico, dalle rappresentanze delle memorie storiche per poi ecco, vivere il momento di preghiera intenso, profondo, e con questo segno evidente di questo cuore che trasforma la città, nel cuore di Rosa i cuori di tutti i cittadini. E non ci sono spettatori, c'è la parola spettare significa guardare, ma essere coinvolti, quindi entrare in una dinamica di condivisione immergendosi in quel cuore. Poi domani sera la grande traslazione della macchina, che è la memoria storica della traslazione del corpo. Dapprima era molto piccola, ha subito varie trasformazioni. Poi successivamente diciamo che la macchina è diventata imponente. Pensiamo a un campanile alto 30 metri. 8 quintali, 9 quintali, insomma, veramente sono pesi eccezionali perché hanno bisogno di essere trasportati da un numero notevole di facchini. Appunto, questa esperienza dei facchini trasforma l'idea di Santa Rosa della coesione nei due principi della reciprocità e della mutualità, l'uno collegato all'altro e soprattutto ognuno che aiuta l'altro, perché senza l'aiuto dell'altro nessun peso nella vita può essere portato. E quindi la macchina è proprio il simbolo di questa traslazione, non a caso. I facchini hanno una divisa, hanno un abito bianco che è la purezza di Rosa e la fascia rossa in ricordo dei cardinali che fecero la traslazione. È sicuramente un momento dal punto di vista emotivo forte, ma che ha una grande radice religiosa. Religioso significa collegare, proprio perché ci si collega tra noi, ma questo vincolo nasce con il legame profondo con il Signore attraverso l'intercessione di Santa Rosa. Stiamo vedendo delle immagini di repertorio in questo momento, proprio i facchini, mi verrebbe da dire tra forza fisica e devozione. Chi ha assistito al trasporto della macchina rosa sa di che cosa, di Santa Rosa sa di che cosa sto parlando. E quindi sono, eccellenza, sono gli stessi facchini che poi porteranno in processione il cuore della Santa oggi, giusto, il giorno prima, quindi oggi 2 Esattamente, settembre. sì, si alterneranno a portare il cuore di Santa Rosa, che è ovviamente collocato su una mini macchina, una piccola, diciamo un baldacchino che porta il cuore di Santa Rosa e lo espone alla vista di tutti. E posso dire che i facchini hanno veramente un profondo senso di attaccamento e anche mi fa piacere ricordare che quest'anno, anche per entrare direttamente in questa esperienza così importante per la Chiesa di Viterbo, ho potuto fare un cammino con loro di 3 catechesi, conclusa poi con la celebrazione preparatoria a questa grande manifestazione di fede con tutti i facchini e le loro famiglie e veramente ho potuto toccare con mano la profonda devozione, questo essere orientati a Rosa e di voler vivere questo sforzo simbolicamente per testimoniare una fede che vive tutti i giorni, non è solo espressione di un momento. Esatto, infatti dalle sue parole si evince chiaramente che la festa, il trasporto della macchina rappresentano sì un momento di folklore, ma hanno anche una profonda valenza religiosa, è proprio così. Eccellenza, prima che parta la macchina, lei presiede un momento di preghiera che si conclude con la benedizione in articulo mortis. Quali sentimenti l'accompagnano in quei momenti?
Beh, sicuramente questa espressione è un'espressione abbastanza, diciamo, informale. C'è la benedizione che dà inizio e soprattutto accompagna questo grande sforzo, questo grande impegno. Si deve ricordare che proprio l'imponenza di questa macchina prevede molti rischi e in passato ci sono stati momenti difficili, ci sono state delle vittime, ci sono stati incidenti. Perché veramente no, non si può capire se non la si vede Sì, dal vivo. vero. Non è una piccola cosa, e un minimo incidente può provocare veramente tantissime difficoltà, oltre che, diciamo, di trasporto, può, per delle persone può provocare anche il rischio della salute. Ecco, vorrei ricordare che i facchini, per poter vivere questo momento, fanno delle prove di sforzo, fanno esami clinici, sono visitati da medici e quindi hanno un po', come dire, la condizione per poter affrontare un momento che anche dal punto di vista fisico offre dei rischi, presenta dei rischi. Quindi più che in articulo mortis è proprio nella difficoltà e la benedizione per dire coraggio, siete accompagnati dalla forza del Signore attraverso il vostro profondo amore a Santa Rosa. Siate consapevoli di questa forza che nasce dal cuore e attraverso questo sforzo porterete a casa Rosina, così loro dicono, portiamo a casa Rosina. E quindi questa benedizione è stata definita in articulo mortis perché qualora dovesse succedere un evento così grave, ecco, tutti vivono la serenità di poter aver avuto la benedizione del Signore. Però è un'espressione abbastanza formale. La benedizione consiste proprio nel sostenere lo sforzo, questo viaggio, questo cammino. Beh, ha fatto bene a fare questa precisazione. Intanto abbiamo continuato a vedere queste immagini di repertorio che sono davvero toccanti, quindi invitiamo magari coloro i quali, ecco, ci seguono dal Lazio a fare, non, sicuramente non sarà possibile essere tutti quanti lì nelle strade perché bisogna anche, se non sbaglio, prenotare o comunque non prenotare, forse presentarsi già dalle prime ore del pomeriggio o della mattina piazzando la propria sedia, vero, no, eccellente, per prendere posto e godersi questo spettacolo. Ora non ricordo bene, come dire, le infologistiche, però ricordo davvero un grande. Certo, mi permetto di interrompere per dire due cose velocemente. L'una è sicuramente la difficoltà di trovare posto e quindi noi abbiamo segnalato questa possibilità anche attraverso la vostra emittente, la nostra emittente, perché io mi sento parte di questa emittente, Grazie. per lunga amicizia storica. E quindi tutti conoscono in diocesi anche l'opportunità di seguire attraverso l'emittente di Telepadre Pio. E poi ovviamente volevo ricordare che proprio ieri abbiamo, con l'aiuto professionale qualificatissimo dell'aviazione dell'esercito, con un elicottero portato in volo il cuore di Santa Rosa per portarlo sui luoghi delle fragilità, il carcere, gli ospedali, i luoghi dove gli anziani purtroppo vivono una sorta di forzato isolamento perché l'età non consente più di muoversi. L'aiuto della preghiera con il cuore di Santa Rosa, portando il cuore di Santa Rosa nel proprio cuore, si arrivi a chiedere al Signore forza per poter superare le fragilità. È stato un momento molto bello da parte di tutti nella città e nei luoghi limitrofi. Si vedevano persone che salutavano, chi si segnava col segno di croce, e quindi veramente un altro momento bellissimo, emozionante, ma sicuramente una testimonianza di fede, Bene, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Io l'ho chiamato la prospettiva di Santa Rosa. è proprio così. Allora noi le affidiamo, eccellenza, le preghiere di tutti e le intenzioni di tutti i nostri telespettatori. Grazie a Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo, per essere stato con noi e buona festa di Santa Rosa. Grazie, sicuramente la mia preghiera raggiungerà tutti quelli che hanno bisogno e si sentano convinti che il Signore non li lascia soli.
Grazie, grazie per le sue belle parole, per questo augurio in questa giornata di festa che precede la grande festa a Viterbo. Grazie ancora, noi ci fermiamo e poi continueremo a viaggiare.